Buonasera a tutti voi dal TG1. L'Italia ha deciso di vietare l'ingresso a chi proviene da 13 paesi dove il Covid è ancora nella sua fase più acuta. A firmare l'ordinanza che impone lo stop anche ai voli è stato il ministro della Salute Speranza. Non possiamo vanificare, dice, i sacrifici degli italiani, denunciato un cittadino bengalese positivo che volontariamente ha violato la quarantena. Isabella Schiavone e poi Giorgia Cardinaletti. Divieto di ingresso per chi arriva da paesi a rischio Covid. È il ministro della Salute Speranza a firmare l'ordinanza che impedisce anche il transito in Italia a persone che provengono o sono passate nei 14 giorni precedenti per paesi dove il contagio è ancora alto, dalla Bosnia alla Repubblica Dominicana, passando per il Brasile ed il Perù. Sospesi anche i voli da e per questi paesi. L'epidemia del coronavirus nel mondo attraversa la fase più acuta. Ho firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso e il transito da numerosi paesi extraeuropei. L'ho fatto perché gli italiani negli ultimi mesi hanno compiuto sacrifici enormi che non possono essere vanificati. Il governo continuerà a muoversi sulla linea della massima prudenza. C'è anche il Bangladesh tra i paesi a rischio. Nei giorni scorsi il blocco dei voli diretti. Eccoli i cittadini bengalesi che si sono presentati spontaneamente, tutti in coda oggi a Roma con l'ombrello per ripararsi dal sole. Quasi 1000 i tamponi effettuati finora. Il problema rimane quello dei focolai da ritorno, cittadini di qualunque nazionalità che rientrano da paesi a rischio. La presenza di continui focolai, anche se pochi e di piccole dimensioni, durante l'estate sottolinea l'importanza in questo momento di investire in prevenzione. Bisogna rafforzare la capacità da parte del territorio di identificare precocemente i casi e circoscrivere le eventuali catene di contagio. Intanto salgono a 229 nuovi contagi in Italia, 12 i decessi. Scende il numero dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva. È arrivato 2 settimane fa a Fiumicino con un volo da Dacca.